In piazza Strozzi a Firenze, spazio al gelato con i sapori del Giappone. Due gusti, due composizioni, dai colori che richiamano la tradizione made in Japan, il verde del tè e il bianco del riso. È la proposta dell'azienda nipponica Yusan Sabou, che ha selezionato per il Firenze Gelato Festival i due gusti che hanno fatto breccia nel cuore degli appassionati dei sapori ice. Abbiamo scelto di preparare dei gusti tipici e caratteristici del Giappone, che appunto sono il tè verde, in particolare il tè verde matcha, che è un tè verde solubile caratteristico del Giappone, e il riso. Hanno ottenuto successo in questi giorni di festival? Il riso è piaciuto molto ai bambini perché è molto dolce e vanigliato, mentre il tè verde, se sei un amante del tè verde, lo apprezzi tantissimo perché è proprio al retrogusto che ti rimane quasi come la tazza. Mentre invece se è un sapore che non ti piace lo senti molto forte. Però sì, sono piaciuti particolarmente e mi sono capitati turisti anche stranieri che proprio arrivavano convinti, ah, è tè verde, wow, it's fantastic, convintissimi. Ma perché il Giappone è al Firenze Gelato Festival? Fino al 25 maggio l'associazione culturale giapponese Tokage, che promuove la cultura del sollevante con il Festival di Cinema Giapponese proprio allo storico Odeon in Piazza Strozzi, un sodalizio che permette di conoscere le migliori tradizioni del Giappone, quelle tipiche italiane, proprio come la produzione del gelato. Io abito a Firenze da 10 anni e ogni anno vado al Festival Gelato. Invece quest'anno così collaborazione è molto bene, bello. Perché per esempio così gusto giapponese ci sono tè verde, riso, e invece accanto noi presentiamo oggetto artigianato giapponese, anche film, cibi, così è molto bella iniziativa. Insomma, cinema, artigianato e gelato. Firenze è servita. Iceman, Iceman, just the coldest ice in town.